TV. Una giornata in cui si celebrano successi importanti per l'Università di Camerino con il rettore dell'Unicam, il professor Claudio Pettinari. Andiamo un po' a scoprire quali sono questi successi e la loro importanza. È una giornata importante perché è una giornata in cui l'Università vuole mostrare al nostro territorio, alla nostra regione, le grandi capacità, le potenzialità, le grandi competenze, il sapere che è presente in Unicam, un sapere che ha fatto sì che in una situazione come quella che stiamo vivendo, anche ancora un po' problematica, in un momento in cui ancora la crisi sia, diciamo, sanitaria, ma soprattutto la crisi economica è forte, noi stiamo crescendo nei contributi che i nostri ricercatori stanno portando alle imprese e quindi di conseguenza alla nostra università. Abbiamo tutti i settori, tutte le aree del settore ricerca in forte crescita. Abbiamo un progetto con la Regione Marche e con gli altri Atenei marchigiani molto importante nel settore dei nuovi materiali, di cui parleremo in conferenza stampa, ma soprattutto abbiamo mostrato che quando competiamo a livello nazionale e internazionale con altri Atenei, anche da un punto di vista numerico, magari più grandi del nostro, eppure siamo in grado di dire la nostra e i risultati ci stanno dando ragione. Chiaramente tutto questo è stato fatto perché tanti ricercatori hanno fatto gruppo, si sono coesi, hanno iniziato a studiare insieme la risoluzione di alcuni problemi e ognuno sta dando un contributo importante nei vari pilastri che noi abbiamo individuato come fondamentali per Unicam. Ne ha già fatto cenno, ma quali saranno i due successi che saranno presentati oggi? Allora, da prima presenteremo la piattaforma materiali, che avrà sede a Camerino e che è una piattaforma che coinvolge fra imprese e enti di ricerca circa 30 soggetti, un finanziamento importante, intorno ai 7 milioni di euro da parte della Regione Marche, con una quota notevole che va all'Università di Camerino, che sarà leader scientifico del progetto. Il nostro laboratorio di analisi e certificazioni di mascherine o dispositivi medici adeguati per trattare emergenze come queste, ma poi parleremo anche di tante altre cose. Studio 7. Professor Luca Agostino Vitali, responsabile del laboratorio di microbiologia dell'Università di Camerino. Un importante successo presentato oggi il laboratorio per il test delle mascherine chirurgiche. Sì, è un'iniziativa che è partita come idea dal rettore, che ci ha stimolato in questo senso durante il periodo del lockdown. Abbiamo con una certa celerità cercato di mettere in piedi questo importante servizio a favore delle aziende del territorio che, come tutti sanno, insomma, per forza di cose cominciavano a riorientare la propria produzione e magari convertire la propria produzione verso questo tipo di prodotti. E quindi noi ci siamo messi un po' a servizio delle aziende per testare questi prodotti, sia mascherine già chirurgiche, già in qualche maniera assemblate con le caratteristiche che uno si doveva aspettare, ma anche con prodotti che le aziende cercavano di sviluppare in qualche maniera, quindi anche prodotti innovativi, prodotti nuovi, prodotti con concept diverso e quindi avevano bisogno di un supporto di tipo di ricerca e sviluppo, ecco, in qualche modo. Quindi in un paio di mesi siamo riusciti ad andare incontro a queste esigenze. Quindi sono iniziate già delle collaborazioni con aziende specifiche o si sta progettando? No, siamo già... Già abbiamo avuto diversi contatti, di questi diversi sono arrivati a una collaborazione diretta e stretta sui prodotti e quindi già siamo arrivati a concludere addirittura alcune serie di test per diverse aziende. Più che parte queste poggiano sulla provincia di Macerata e la provincia di Fermo, ma ci sono anche realtà fuori regione che ci hanno contattato e con le quali stiamo
facendo test, con alcuni abbiamo concluso, quindi è un qualcosa che già ha un suo essere e quindi già siamo arrivati a un buon punto in qualche modo. Questi test sostanzialmente previsti dalla norma che abbiamo richiamato, la pressione differenziale, che non è altro che detta, diciamo, normalmente respirabilità, quanto la mascherina o il materiale con cui viene fatta permette, diciamo, di respirare in maniera adeguata. Un tagliato, cioè, però la mascherina viene bloccata, la testa di questa pila di piatti, e viene bloccata. Per un'immagine, no? Viene un aerosol che entra in questa camera e poi spara i batteri attraverso la mascherina che è qui al dispositivo più in basso, e questo è diviso in 6 piatti. I 6 piatti praticamente non fanno altro che mimare l'albero respiratorio. I piatti superiori mimano la parte superiore delle vie respiratorie, mentre invece i piatti inferiori le... Vedi dove arriva, insomma. Esatto, praticamente dalla distribuzione delle particelle che si producono in base a quelle che è un po' la caratteristica. Poi quello che arriva qua rispetto a quello che uno ha sparato all'inizio, si fa il rapporto e si ha efficienza di filtrazione, si hanno risultati di questo tipo, i batteri impattano su questo sistema in questo modo, uno fa la conta di queste colonie, batteri, che si ha poi il conteggio dell'efficienza di filtrazione. La macchina opera, dicevo, chiusa, tra l'altro ci sono anche guanti, certo, che si operano dall'esterno, e tutto viene computerizzato, tutto viene si comandato dall'esterno, quindi quando la macchina è operativa l'operatore è fuori, il gando facendo partire il pistone si abbassa, blocca il campione, viene sparata aria e viene misurata la pressione, la differenza di pressione ai velati del prodotto. Alla fine si legge i valori, che se al di sotto di quello previsto dalla norma è il test superato, altrimenti... Studio 7. Con il professor Enrico Marcantoni, docente della sezione di chimica, andiamo a parlare di un altro importante successo esposto oggi, quello relativo ai materiali innovativi compositi. Sì, è un successo per l'Università degli Studi di Camerino intera. Chiaramente chi come me si occupa di materiali innovativi da diverso tempo è veramente una bella occasione di poter essere in grado di poter contribuire per la nostra regione, perché quindi è un progetto della Regione Marche, piattaforma tecnologica, la quarta che riesce a partire, e messo insieme 21 aziende che si occupano di materiali e appunto 5 enti di ricerca, tra i quali oltre all'Università di Camerino che coordina, c'è la Politecnica delle Marche Urbino, cioè l'università con aspetti tecnico-scientifici, e CNR ed Enea. Grazie all'Università di Camerino, il piacere di collaborare con molte aziende della nostra regione, e sono convinto che questo laboratorio ne ha proprio bisogno, un laboratorio di ricerca applicata che chiaramente è nata prima di questa situazione della pandemia, proprio perché i problemi che tutti noi conosciamo di sostenibilità ambientale... Il compito è quello, un progetto iniziato prima di questo problema grande del Covid-19, però certamente c'è stata un'accelerazione, perché è estremamente importante conoscere quello che noi abbiamo bisogno per sostenibilità, per economia circolare, appunto anche per la salute, e poter dare come università un appoggio alla ricerca applicata alle aziende è estremamente importante, quindi veramente siamo orgogliosi di questo risultato. Studio 7 TV.